È avvenuta giovedì 19 febbraio l'annuale assemblea del gruppo Aido di Vallobiadene, presenziata da presidente della sezione Luciano Tramet, affiancato da presidente della sezione provinciale Adriano Zago. Molte le presenze anche di presidenti delle associazioni che sono a stretto contatto ed in collaborazione con l'Aido stessa, come il Comitato Tempio del Donatore di Pianezze e l'Avis, oltre alla presenza dell'assessore Tommaso Razzolini e del sindaco Luciano Fregonese dell'amministrazione comunale di Vallobiadene, a dimostrazione dell'importanza dell'evento. L'assemblea si è svolta in un clima cordiale e disteso, tipici dell'associazione. Il presidente Luciano Tramet, dopo un breve benvenuto, ha esposto la relazione del consiglio direttivo per le attività svolte nell'anno 2014, seguito dalla lettura del programma per l'anno 2015. Dopodiché si è passati alla presentazione del bilancio consultivo dell'anno 2014, seguito da bilancio di previsione per l'anno a seguire e dalla relazione dei revisori dei conti. Il sindaco di Vallobiadene, nel suo intervento, ha voluto sottolineare l'importanza delle attività dell'Aido e delle associazioni di volontariato in generale e di quanto queste siano importanti soprattutto in questo periodo difficile per tutti. Dopo l'intervento del presidente provinciale Adriano Zago, si è dato ampio spazio alle attività svolte dall'Aido e quelle in cui collabora con le altre associazioni, come nel caso dei corsi di defibrillazione che si stanno svolgendo in questo periodo. Sì, può dare tante cose, salvare tante vite umane. Questo è l'Aido e questo è io che penso così, che trasmetto anche il mio gruppo. Grazie a voi tutti.